Oggi abbiamo fatto i biscotti al burro, i ferri di cavallo. Con la nostra ricetta vi vengono morbidissimi. È la ricetta perfetta, quella che stavate cercando. Vediamola. Questa è la nostra ricetta preferita di biscotti fatti in casa. Vengono morbidi, friabili, sono semplici e veloci da fare. Questi biscotti al burro sono adatti ad ogni occasione, biscotti da tè, caffè o colazione. E con i nostri consigli i biscotti fatti in casa saranno perfetti e con pochi ingredienti, senza uova. Gli ingredienti che utilizziamo per fare i ferri di cavallo sono 300 g di farina zero, 100 g di fecola di patate, 100 g di zucchero vanigliato, 200 g di burro, un pizzico di sale, 200 g di cioccolato fondente. E vi ricordiamo che tutti gli ingredienti, la dose e tanti consigli per far venire bene i ferri di cavallo sono su www.cucinageek.it. Versiamo la farina sulla spianatoia e facciamo il classico buco al centro. Aggiungiamo il burro, che deve essere, vedete, a temperatura ambiente, lo zucchero vanigliato. Ovviamente questo impasto lo potete fare in planetario o nei bimbi, ma è così semplice che va benissimo anche a mano. Aggiungiamo la fecola di patate e il pizzico di sale. Lavoriamo l'impasto e vi diamo alcuni consigli. Allora, la ricetta, perché sapete che i ferri di cavallo sono dei biscotti al burro, molto presenti nelle pasticcerie baresi e si tende a farli in casa soprattutto nel periodo di Natale e di Pasqua. Nel periodo di Pasqua e di Natale si va quindi alla ricerca della ricetta perfetta dei ferri di cavallo per farli venire identici a quelli delle migliori pasticcerie di Bari. E quindi cominciano le discussioni sugli ingredienti, principalmente su due ingredienti. Il primo è burro contro margarina / vallè. Allora, noi, come vedete nella nostra ricetta, utilizziamo il burro. Secondo noi vengono benissimo con il burro. L'unico inconveniente, se vogliamo, del burro è che ovviamente rende l'impasto un po' più complicato da lavorare. Quindi, se volete sbrigarvi, se pensate che poi non riuscite a mettere insieme tutto l'impasto, anche se vedete alla fine è semplice, sono dei biscotti veramente facilissimi, se dovete fare anche delle formine perché magari alla ricetta devono partecipare dei bambini, preferite la margarina. Con il burro invece bisogna lavorarlo un pochettino e poi l'impasto, vedete, si unisce, ok? Quindi potete seguire questo consiglio in base all'uso che dovete farne. L'altro ingrediente su cui c'è un grande dibattito sono le uova. Si mettono o non si mettono? Allora, i ferri di cavallo vengono anche chiamati biscotti ungheresi. I biscotti ungheresi prevedono che ci siano le uova all'interno, ma i ferri di cavallo di Bari, quelli che noi mangiamo in Puglia, no, non prevedono assolutamente l'uovo all'interno dell'impasto. Almeno questa è la tradizione, però ci sono poi le ricette che uno dice me l'ha data la pasticceria, me l'ha data la suocera ed è assolutamente così, si mette un uovo, si mettono le uova sode, si mette l'albume, ovviamente poi fate come volete. Questa però è una ricetta veramente collaudata, noi l'abbiamo provata tantissime volte, la facciamo ogni anno ed è un successo assicurato, quindi non preoccupatevi. Lo zucchero ovviamente deve essere zucchero a velo, perché per far venire bene i biscotti lo zucchero deve essere sottile, deve essere fino. Quindi che cosa fate? Lo mettete nel frullatore e avrete lo zucchero a velo. Vedete, l'impasto, nonostante il burro, sta cominciando ad unirsi. E altro ingrediente molto utilizzato nel barese è la vanillina, che noi non amiamo molto utilizzare e la sostituiamo con lo zucchero vanigliato, cioè ci abbiamo messo la bacca, la stecca di vaniglia all'interno dello zucchero e così darà aroma ai nostri biscotti. Dopo 10 minuti di lavorazione dell'impasto a mano, vedete, è praticamente pronto, si è formato un panetto. E lo teniamo a riposare una mezz'oretta in un luogo fresco coperto con pellicola. È passata mezz'ora, abbiamo messo la carta da forno sulla spianatoia e ci stiamo mettendo un po' di farina, giusto un po'.
stendiamo adesso l'impasto. Vedete, è venuto bello compatto, però come vi abbiamo detto, mettiamo anche un po' di farina sopra, però come vi abbiamo detto è abbastanza fragile comunque, perché poi il ferro di cavallo è un biscotto leggermente sabbioso, non è proprio il sablé ma quasi. Quindi vedete, picchiettiamo un po' con il mattarello proprio per questo motivo, perché abbiamo messo il burro e tende a essere un po' più fragile l'impasto, però questo ci permetterà di avere un biscotto veramente molto friabile, morbidissimo, che si scioglie in bocca. Stiamo dando la tipica forma a U e utilizziamo una formina, anche se potreste anche fare il tipico salsicciotto, perdete più tempo ovviamente e non vi vengono tutti uguali, per questo noi preferiamo la formina, e anche perché, ve l'abbiamo detto prima, questo impasto non è poi così semplice da lavorare. Gli diamo uno spessore di un po' più di mezzo centimetro, eccolo qui, vedete, e li mettiamo sulla carta da forno, sulla leccarda. Quindi questi biscotti si mangiano veramente in tutta Italia ovviamente, però nelle pasticcerie pugliesi sono onnipresenti e quindi abbiamo anche ricordi legati all'infanzia per questi biscotti. Nel mio caso per esempio è legato alla nonna. La nonna impazziva per questi biscotti e quindi erano sempre presenti sulle nostre tavole la domenica. C'erano le paste della domenica e per i bambini, eravamo tanti nipotini, c'erano sempre i ferri di cavallo. Quindi questo amore per i ferri di cavallo nel mio caso è rimasto, uno tira l'altro, è difficile, proprio creano dipendenza. In ogni caso si mangiano tutto l'anno e le forme cambiano un po' in base anche all'evento. Tutto l'anno li trovate così a forma di U, a forma di ferro di cavallo, che sono di buon auspicio, proprio come il vero ferro di cavallo, portano fortuna. E poi ci sono altre formine che si possono trovare anche nelle pasticcerie in base all'evento, quindi l'alberello a Natale, la campana e così via, la farfalla in primavera. Poi ci sono alcune pasticcerie varesi che li fanno veramente buonissimi, piccoli piccoli, quindi da accompagnare al caffè, sono veramente strepitosi. Però durante, diciamo che il periodo in cui se ne sfornano di più è sicuramente forse Natale, in cui abbiamo tantissimi vassoi pieni di ferri di cavallo insieme alle paste di mandorle che vi abbiamo fatto vedere, le paste reali, le cartellate. Se non avete la formina a portata di mano vi facciamo vedere come dargli forma. Quindi il salsicciotto e forma d'U. Lo sagomate un po' e avete fatto. Facendoli così ve ne escono una sessantina, ovviamente dipende dalla forma che gli date, dallo spessore, però più o meno così vi fate un'idea. Preriscaldiamo il forno a 160 gradi statico. I primi possiamo metterli in forno sempre a 160 gradi statico. Dei pezzettini che rimangono, mi raccomando, compattateli bene in questo modo, altrimenti l'impasto tende a sbriciolarsi un po'. Quindi ci mettete su un po' di farina e schiacciate. Dopo 14 minuti li abbiamo sfornati ed eccoli qui, devono rimanere un po' bianchicci, eh? Abbiamo messo dunque un pentolino sotto con l'acqua calda e dentro ci mettiamo il pentolino con la cioccolata che così si scioglie a bagnomaria. Una volta raffreddati benissimo i biscotti possiamo intingerli nella cioccolata. Solo le punte ovviamente. E una volta intinti tutti i biscotti nella cioccolata la ricetta è praticamente terminata. Ovviamente la cioccolata dovrà asciugarsi, quindi dovrete aspettare. Aspetta amore, aspetta. Qui abbiamo una bambina che ovviamente ha visto la cioccolata e la vuole subito.
Se rifate la nostra ricetta di ferri di cavallo, fatecelo sapere nei commenti, scriveteci qual è la vostra ricetta, quella che vi ha tramandato la nonna. E se volete vedere altre ricette tradizionali come questa, ovviamente iscrivetevi al nostro canale YouTube. Dovete cliccare sulla campanella in modo da ricevere le notifiche tutte le volte che facciamo una ricetta tradizionale come questa. Alla prossima ricetta! Ciao! Ah, ma che brava! Stai facendo i biscotti? Mamma, biscotti, bravissima! Cosa fai, le stelline? Vai, vai, fai col mattarello, bravissima! Metti la stellina e spingi. Spingi forte, 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 brava, più forte. Ecco! Bravissima, tieni, fai l'altra. Fai l'altra. Stellina. Stellina. Spingi forte, forte, forte. Ecco l'alberello, ma che bello. Brava. Eccolo qua. Natale. È Natale, vero? Con questo impasto quindi potete fare diverse formine. Come sono buoni? Buoni i biscotti? A cacio! Al cioccolato! Buoni! Mmm!